Buonasera, benvenuti a questo nostro appuntamento del Premio Letterario Città di Rieti. Mi scuso per la mia sgradevole voce, ma le condizioni del tempo hanno fatto questo bel regalo. Abbiamo questa sera con noi un autore che veramente ci dà il piacere della sua presenza, in quanto ci ha fatto riscoprire Dante nella maniera forse più intrigante e più interessante che ci possa essere all'interno della conoscenza. E quindi è con piacere che lo accolgo. Tra l'altro gli sono grato anche perché si è spostato dalla Germania per venire a Rieti, per venire a questo nostro premio, e questo ci fa immensamente piacere perché dimostra quanto ci fa piacere, perché significa che il nostro premio merita la considerazione, insomma, e quindi questo lo ringraziamo sentitamente. Questa sera consegneremo anche la carta dei servizi della Biblioteca Paroniana. Questo è un atto importante che siamo riusciti a fare nella nostra città, e credo che con questo dimostriamo intanto la qualità della nostra biblioteca, i servizi che è capace di offrire e quello che abbiamo fatto in questi anni per questa istituzione così importante. Quindi questa sarà a vostra disposizione. E anche un'altra cosa, qui uno spot bisogna farlo, però uno spot pubblicitario per questa grande mostra che stiamo organizzando, che inaugureremo il 31 marzo, la mostra su Francesco il Santo, capolavori nei secoli dal territorio reatino. Sarà una mostra particolare, interessante, originale, perché avremo tre siti, uno nel Museo Civico, uno nel Museo Diocesano e un altro nel complesso di San Giorgio della Fondazione Varrone, che ovviamente ci ospita anche in questa splendida sede e che ha collaborato a questa nostra iniziativa. E qui voglio sottolineare che abbiamo la collaborazione di tutti gli enti, qui c'è veramente l'unisono per questa manifestazione, dalla provincia alla Camera di Commercio, alla Fondazione Varrone, Fondazione Flavio Vespasiano. Quindi tutti gli enti si sono uniti ovviamente con il Comune per realizzare questa manifestazione. Una manifestazione che, vi dicevo, ha tre sedi. Un importantissimo elemento e di grande novità rispetto alla tradizione delle mostre che si fanno, e quindi una caratteristica di originalità, è data dal complesso di San Giorgio della Fondazione Varrone, dove noi presenteremo tutta la documentazione archivistica, storica del francescanesimo del nostro territorio, a dimostrazione di quanto il nostro territorio sia stato importante nella storia del francescanesimo, e quindi tutti i documenti di prima mano, quelli che sanciscono il ruolo appunto del nostro territorio. Poi nel Museo Diocesano ci saranno tutti i capolavori che vengono dal territorio della provincia di Rieti, e nel Museo Civico voglio soltanto dirvi alcuni degli autori che troverete dell'iconografia francescana, da Cimabue al Correggio, da Tiziano a Carracci, da Bigot a Tiepolo a Caravaggio. Quindi credo che stiamo organizzando, ripeto, con la collaborazione di tutti, una manifestazione che farà diventare Rieti punto di riferimento anche per un turismo culturale di grande rilevanza. La mostra ci sarà dal 31 marzo al 2 settembre, e siccome vedo la presenza di molti insegnanti, volevo ricordare che noi abbiamo stabilito per le scuole, in queste tre sedi, un programma. Solo che, siccome abbiamo già delle prenotazioni che giungono da Roma, io vorrei sottolineare per le scuole reatine che facciano presto, perché ovviamente aprile e maggio sono due mesi per poter visitare la mostra, quindi che si sbrighino per prenotare, sono tutti i riferimenti qui che vi ho dato. Bene, mi perdoni di questo passaggio che credo sia importante. Diciamo che in tutti gli anni noi presentiamo un'opera prima di narrativa, e quella di Francesco Fioretti è un'opera prima.
un'opera prima che ha riscosso noi l'abbiamo scelta quando appena uscita, quindi abbiamo questo merito di aver intuito, ma poi abbiamo visto che cosa è diventato il libro segreto di Dante, abbiamo visto la sua presenza nelle classifiche italiane da sempre, continua ad esserci, quindi un libro di grande successo, un libro che hanno scoperto anche, questo mi fa estremamente piacere, gli studenti. Io stesso, alcuni miei studenti, avevo suggerito di prendere il libro e sorprendentemente, ma fino a un certo punto, mi hanno detto che il libro era veramente interessante. Dico sorprendentemente perché noi siamo abituati a pensare a un Dante un po' troppo riservato per gli addetti ai lavori, mentre invece io sono convinto, e specialmente questo libro lo dimostra, che ci può essere uno spazio per questo grandissimo nostro autore di rilancio, di rivalutazione e di studio particolare. Chiamo Carla Todero, come al solito, per la lettura di una parte, di alcune pagine di questo libro. Questa è la tradizione che noi facciamo sempre. La nostra bravissima Carla Todero. Prego. Esther, così si chiamava la donna, fece entrare Bernard nella sua stanza al primo piano. Gli indicò la cassetta sul tavolo nella cui fessura poteva infilare da 10 soldi in su. Se voleva offrire di più, tanto meglio. 3 erano per coprire i costi, l'affitto giornaliero della camera e altro, 2 per la prestazione in sé, 5 a mo' di cauzione, una tantum per le eventuali conseguenze. La stanza era ampia, c'era un braciere acceso e un pentolone d'acqua sopra che bolliva. Sul pavimento un catino pieno a metà d'acqua fredda e in un angolo un letto con un coltrone di feltro imbrattato di sudice chiazze, che di pelma colato era coperta. Gli venne in mente la lonza di Dante dalla pelle screziata, il simbolo dell'immonda lussuria. Un segno chiaro. Doveva andarsene da quel luogo di perdizione finché era in tempo. Ma vide la propria mano che infilava spiccioli nella cassetta e non disse niente. Continuò a guardarsi intorno, stupito da ciò che gli succedeva, come se stesse accadendo ad un altro. Una torcia sul muro illuminava un angolo della stanza, proiettando le loro ombre lunghe ondeggianti sulla parete opposta. Gli ricordò l'ombra del poeta sulla fiamma che brucia i lussuriosi in purgatorio. Un altro segno. All'ultimo rintocco delle monete, Esther si tolse meccanicamente le vesti con 2 gesti rapidi, rimase con le braghe lunghe sotto la vita, mostrando il seno florido e la sinuosità dei fianchi che risaltavano su un corpo asciutto. Era cosa che a vedersi paralizzava il senno e Bernard rimase immobile, attonito, pietrificato. Gli si avvicinò e lentamente cominciò a spogliarlo. Così vide il medaglione con l'emblema dei Templari e l'ampia cicatrice sotto la spalla destra. Si fermò pensosa, abbassando la testa. La prima volta, balbettò Bernard a voce talmente bassa che nemmeno lui riuscì a capire cosa aveva detto. Ripeté più forte: è la prima volta che vado con una prostituta. Io non sono una prostituta, rispose lei con l'aria offesa, voltandosi di scatto e allontanandosi di qualche passo. Credevo... fece lui sempre più impacciato. Faccio quello che faccio perché sono sola e ho 2 figli piccoli da mantenere, proseguì triste, avvicinandosi al letto. Sono una madre povera, ecco, più che una prostituta. Tolse il coltrone maculato di lana grezza e lo buttò in un angolo sul pavimento, aprì un baule, prese una tela di lana tessuta. Bernard capì al volo e l'aiutò a stenderla sul letto. Poi
si infilò sotto la coperta pulita sul lato destro, lasciando a lui lo spazio sulla sinistra. Bernard si tolse i calzoni e rimase in braghe anche lui. Si sistemò sotto la tela, sul lato vuoto. Esther appoggiò delicatamente i capelli, poi la testa sulla sua cicatrice. Un seno gli sfiorava il braccio. Aveva un odore buono, di lavanda. Con il braccio destro gli cinse l'altra spalla. Lui stava fermo, più imbarazzato che eccitato. «Sei un cavaliere?» «Lo sono stato». «E la ferita?» «A San Giovanni d'Acri». Ma non disse come. E a sua volta le chiese di parlare di sé, della sua storia. Raccontò allora che da ragazza era molto bella, ma anche molto sciocca, e s'era fatta sedurre, lei di piccola gente, dal figlio superbo d'un conte. Era stata stupida. Per presunzione aveva confidato nella propria bellezza e creduto che il signor Contino, alla fine, l'avrebbe addirittura sposata, al posto di quella grassa cernia d'arciduchessa o viscontessa cui lui era promesso sin da piccolo, con tanto di contratto, firme e sigilli in ceralacca. «Fuggiamo via insieme», le ripeteva sempre. «Via di qui, amore mio, io e te soli», e altre simili banalità. Ma era bastato il primo figlio e lui non si era neanche fatto più vedere. «Cerca d'arrangiarti da sola», le aveva detto, e le aveva dato un po' di danaro che bastava appena a mantenere il bimbo per un anno. S'era arrangiata da sola, ma le cose non erano andate bene. Non c'era lavoro, o se c'era, era sottopagato. Aveva cominciato così, per saldare i debiti. «E adesso, come vedi, eccomi qui», aveva concluso. Il secondo figlio poteva essere di chiunque, di un soldato di passaggio, di un giudice, di un prete. Era stata punita, e se lo meritava, per la sua vanità. Era lì a pagare il fio perché aveva creduto che la sua bellezza fosse un dono divino che l'avrebbe sempre preservata dai mali del mondo. S'era compiaciuta di sé e adesso pagava, col disprezzo degli altri, le umiliazioni che pativa nell'esercizio della sua professione. Nessuno l'avrebbe più sposata. Con i figli del peccato e quel brutto nome con cui anche Bernard l'aveva chiamata. Ma ai suoi due bei maschietti non avrebbero mai saputo qual era il suo mestiere. Stava mettendo soldi da parte e quando ne avesse avuti abbastanza sarebbe andata via per sempre da Bologna, in un posto sul mare, dove nessuno la conosceva, a iniziare una nuova vita. Nessuno si sarebbe più permesso di chiamarla puttana, come aveva fatto lui. Bernard si chiese perché mai si lasciasse trasportare proprio in quel momento da quel suo maledetto istinto da cavaliere. Si domandò quanto fosse opportuno, lì dov'era, l'impulso a proteggere fanciulle indifese. Si era sentito un po' in colpa, però, per averla chiamata prostituta. Le accarezzò i capelli, la strinse forte a sé. Passarono quasi un'ora abbracciati a parlare. Anche lui le raccontò la sua storia. «Vieni via di qui», le disse anche. «Ho un po' di risparmi, potremo rifarci una vita». E l'eccitazione allora aveva cominciato a vincere l'imbarazzo. Le aveva tolto le braghe lunghe, aveva cominciato ad accarezzarla sui fianchi, sull'interno delle cosce, sui seni. Dalle mani gli salivano piccole scosse, brividi d'emozione che si scaricavano in ogni parte del suo corpo. Cose simili non le aveva mai provate. E adesso, a 50 anni, aveva cominciato a sciogliersi il laccio anche lui, quando qualcuno, probabilmente ubriaco, prese a bussare con furia alla porta della stanza.
Tocca a me! Urlava squarciagola nel corridoio. Tocca a me! Quando m'intula è lo turno meo. Mezz'ora che stai a aspettare, Esterì! La donna fece una faccia dispiaciuta. Che peccato, Bernard. Il tuo tempo è scaduto. Sarà per un'altra volta. Bene, a questo punto, dopo questo brillante inizio, possiamo passare la parola all'autore. Allora, ringrazio innanzitutto tutti i presenti, l'organizzazione, l'assessore Formichetti, la bellissima lettura della signora Todero, che ha scelto un brano strano, inusuale, però chiave all'interno del romanzo, e lo ha letto benissimo, superbamente. E sono contento e molto emozionato perché è una giornata piena di avvenimenti. Ho incontrato vecchi amici qui a Rieti che non sapevo che erano qui e che non vedevo da 20 anni, diciamo così, per sembrare giovani. Poi insomma, erano 10 anni che non passavo da questa città, quindi ringrazio tutti. Ci tenevo ad esserci, vengo da ieri mattina, era a Monaco di Baviera. Di questo premio si sente sempre di più parlare, nonostante sia un premio giovane, in un periodo di crisi dei premi conclamati, perché ormai si sa, sono insomma, subiscono forti pressioni dagli editori, diciamo così. Questo premio ha forse trovato una formula che riesce a rilanciare l'idea del premio letterario. Ci espone direttamente non a un pubblico di esperti, ma a un pubblico di lettori veri, e quindi è emozionante. Non è una captatio benevolentiae prima del fuoco di fila delle domande, per far sì poi che le domande siano buone. Io spero anzi che siano cattive, perché è sempre stimolante, insomma, discutere. Dico qualcosa del romanzo. Insomma, è un romanzo su cui ho lavorato un po', ma non ho lavorato tanto per arricchirlo di, io studio Dante da 20 anni, quindi non per arricchirlo di ricerche, di approfondimenti ulteriori. Sì, certo, c'è stata anche quella componente, ma la vera fatica è stata quella di passare da una scrittura, diciamo, saggistica o divulgativa a una scrittura narrativa. Il brano che la signora ha scelto è un brano abbastanza centrale, cioè uno dei personaggi più forse simpatici del romanzo è l'ex cavaliere templare Bernard, che da cavaliere templare ha fatto i 3 voti, tra cui quello di castità, e sono le tentazioni del santo, insomma. È un tema vecchio della pittura, dell'iconografia, della letteratura, e sta quasi per cedere alle tentazioni. È un brano che permette abbastanza bene di entrare nel romanzo, perché si coglie un po', ci sono le citazioni di Dante che sono frequenti ad ogni pagina, e c'è tanto medioevo in questo libro, ma c'è anche molto presente, c'è molta attualità, perché si parla di un periodo del Medioevo che è un periodo molto simile a quello attuale, dove insomma ci sono le banche, e le banche eravamo noi, l'America di allora, ci sono i banchieri. Una delle idee che ho utilizzato per questo romanzo, perché mi sono chiesto sempre perché non fosse mai diciamo balzata agli onori della storiografia, delle cronache storiografiche,
Il fatto che il marito di Beatrice fosse uno dei principali banchieri del tempo, della Banca dei Bardi, era Simone dei Bardi. Il marito della Beatrice amata da Dante era uno dei personaggi più autorevoli di questa grande banca del 300, quella che alimentò nel corso del secolo il debito pubblico inglese. Ho parlato di questo contrasto, da una parte c'è Dante, dall'altra parte c'è il marito di Beatrice, ed è la storia d'Italia, è l'inizio di una storia che si ripeterà. Negli anni 40 del 300, dicevo, cominciano a fallire i grandi banchieri. Perché? Perché nel 39 Edoardo III d'Inghilterra dichiara guerra ai francesi, il Parlamento gli boccia i finanziamenti dell'impresa, dichiara, altro termine che oggi è tornato di moda, l'insolvenza. Oggi temiamo quella della Grecia, allora ci fu quella degli inglesi. Gli inglesi appunto non pagano ai bardi, cominciano a fallire a catena i bardi, Peruzzi e poi tutta la catena di altre banche più piccole toscane, ma erano soprattutto i bardi e i Peruzzi che prestavano al re d'Inghilterra. E insomma inizia una storia che fu risolta all'epoca dalla peste nera, perché la peste nera, sterminando da un terzo alla metà della popolazione europea, ristabilì gli equilibri, i rapporti, insomma. Speriamo che non finisca così la nostra crisi, cioè che insomma il rapporto tra storia e attualità si risolva in altro modo. Comunque è una storia che si ripete spesso. L'ultima presentazione l'ho fatta in Germania. Ho spiegato che noi italiani siamo i maggiori esperti mondiali in fatto di crisi finanziarie ed economiche. Ciclicamente ne abbiamo una, insomma, a partire dal 300, quella del 300 fu una delle più catastrofiche. Poi c'è quella del 600, poi ci riprendiamo perché ci sono le nostre rinascenze, le nostre ripartenze, siamo gli specialisti della ripartenza in tutti i sensi. Il Rinascimento, altra grande epoca, poi la crisi del 600 e poi dopo, insomma, è la nostra storia. Volevo affrontarla attraverso figure del passato, ma sperando che di suscitare degli interessi che trascendono quelli propriamente e prettamente storici. Allora, non volevo annoiare il pubblico. Quindi ecco, chiaramente ecco, ho usato questo criterio, quello di parlare della storia con strizzatine d'occhio al presente, ma senza mai forzare la storia reale di quello che accadde in quegli anni, semmai appena appena un po' nel lessico. Non esisteva un vero e proprio pensiero economico all'epoca, però c'erano dei pensatori, dei francescani, fra l'altro quel Piero Liu che viene citato era un teorico che tra i primi disse che appunto il prestito ad interesse poteva realizzarsi a certe condizioni, la Chiesa condannava all'epoca, insomma era tra i primi, era un francescano. Poi condannato da Giovanni XXII, il Papa fu condannato per altre cose, perché allora c'era il conflitto tra gli spirituali francescani. Comunque, ecco, insomma, ho cercato di parlare della storia, di parlare un pochino del presente, mantenendo entrambi i piani e cercando di non forzare la storia, un po' come fa... Vabbè, in questo abbiamo dei modelli importanti in Italia, nel romanzo storico... E forse è l'unica forma di romanzo che in Italia ha, diciamo, una tradizione robusta. Da Manzoni a Umberto Eco, insomma lo fa Manzoni, che parla del 600, si riferisce al suo presente, però senza forzare il 600 fino a trasformarlo in un'altra cosa. Fino a Umberto Eco, diciamo, abbiamo una tradizione di romanzo storico fondata, quindi non è neanche troppo difficile fare questo tipo di lavoro. Rispetto al mondo anglosassone noi ci teniamo di più a mantenerci nei, ecco,
Ecco, poi quando poi capita che i nostri romanzi italiani, storici italiani, diventano film americani, cambiano completamente. Mi avvicino, ecco, grazie. E quindi questo è il plot. Cioè, sì, poi qui si è parlato molto di Dan Brown, perché c'è un codice, perché c'è un codice nella Divina Commedia, è anche quello uno dei motivi per cui mi sono messo a scrivere un romanzo tempo fa. Tra l'altro questo romanzo risale al 2008-2009, quindi solo per caso è stato pubblicato nell'11. C'è quell'enigma contenuto dentro la Divina Commedia, nel quale mi sono imbattuto per caso, perché ci sono vecchie storie di numerologia e di profezie presunte di un veltro dux vendicatore che arriverà e insomma riscatterà il presente amaro, riportando l'Italia nell'alveo dell'impero. Però ecco, quindi parte da quello, poi c'è un personaggio, non il Fioretti, ma un personaggio del romanzo che si avventura, che legge, che usa quella chiave numerologica per trovare all'interno della Divina Commedia un poemetto in novenari nascosto. Spiego il trucco alla fine, perché qui c'è il trucco, ma è un personaggio che si avventura in questa decifrazione, solo che la lettura di questo codice segreto, che c'è davvero, chiunque lo può ritrovare, il trucco consiste nel fatto che le combinazioni possibili di messaggi ottenuti attraverso quella chiave di decifrazione, le combinazioni possibili sono 264.000 e passa, quindi insomma è facile che una di quelle combinazioni avesse un significato. Adesso non mi dilungo nella spiegazione tecnica perché è lunga, consiglio anzi ai lettori di andare molto veloci su quelle parti che possono essere nelle edizioni per l'estero, le ho spostate in una nota in fondo, visto che all'estero non conoscono la Divina Commedia, ma non è a livello di studiosi più che di pubblico di massa, diciamo così. E dicevo, quindi quelle parti consiglio di saltarle, ma queste parti servono a costruire un pezzo della storia. Il personaggio di cui leggeva la signora Toderi, cioè Bernard, l'ex templare. Chi è questo ex templare? È un francese, nato in Francia, ma praticamente dall'età di 2 anni vissuto in Terra Santa, a San Giovanni d'Acri. Vive l'ultima battaglia, quella in cui i crociati vengono cacciati definitivamente da quella zona, ritorna in Europa, quindi chi rappresenta Bernard? È un personaggio nato in un formatosi in un clima, diciamo così, di ideologie forti, pensiero forte, una forma di, diciamo così, integralismo d'epoca. Allora eravamo noi più degli arabi integralisti, era il periodo in cui la cultura araba sta esprimendo gli ultimi fuochi di un passato glorioso. Quindi è cresciuto in questo integralismo, noi contro di loro, la frontiera, gli ideali forti della crociata, poi torna in Europa e invece scopre che l'Europa è cambiata molto, è molto diversa da quella che lui si immaginava stando lì e pensando di essere un'avanguardia dell'Europa a Gerusalemme, e quindi vede crollare tutto il mondo dei suoi valori. Rappresenta tutti quelli che si sono formati in un clima di pensiero forte, di ideologie, oggi diciamo ideologie forti, di integralismo, ne vede crollare il fondamento e quindi si aggrappa, e quindi è un lettore fra l'altro dei grandi romanzi
E questo è forse l'unico vero riferimento a Dan Brown che c'è nel romanzo, a parte il personaggio di Dan, che è un personaggio del... insomma, poi chi lo legge lo vede. Il riferimento a Dan Brown è nel fatto che appunto Dan Brown parla, almeno io ho letto solo il Codice da Vinci di Dan Brown, e affronta un genere che aggiorna, diciamo, all'epoca moderna, una tradizione molto antica nella cultura europea. La ricerca del Graal, la ricerca dell'oggetto misterioso, ha una tradizione. Uno dei motivi del successo è che è un archetipo della nostra cultura. Risale appunto al Perceval francese, a quel tema della ricerca dell'oggetto sacro, l'arca dell'alleanza, il sacro Graal, e chi più ne ha più ne metta. Dan Brown riprende quel genere e lo aggiorna al genere del thriller moderno. Ma l'oggetto misterioso, la ricerca dell'oggetto misterioso, del sacro Graal, fa parte, diciamo così, è un archetipo della nostra cultura. Bernard è agli inizi di questa tradizione, lui è un lettore del Perceval, non ovviamente di Dan Brown, però del Perceval. Si forma su queste letture, vorrebbe essere un eroe, visto che non può farlo più perché la crociata è naufragata miseramente, si dà alla ricerca dell'oggetto misterioso. E quindi lui è portato a trovare qualcosa, insomma a cercarlo, a trovarlo davvero un messaggio. Il messaggio lo trova, e questo messaggio lo porta, è un poemetto, sono 9 novenari, 9 versi, che si ottengono applicando una precisa chiave numerologica che c'è nella Divina Commedia alle terzine, si ricavano dei versi, e questi versi sono una specie stranissimo, perché io non ho provato tutte 264.000 le combinazioni. Io un giorno, un pomeriggio, mi sono messo lì e ho detto, ma proviamo a usarlo come codice. La prima cosa che mi è venuta è quella che trova Bernard. Quindi io ne ho provata una sola di combinazione, era quella lì. E per un paio di pomeriggi ho pensato di aver fatto la scoperta del secolo. C'erano 9 versi novenari scritti in un linguaggio che poteva essere risalire a quello dei crociati, perché è toscano misto a francese antico con alcuni latinismi, un testo che mi ha sorpreso, e tant'è che appunto sono andato io per primo dove va Bernard a cercare, a vedere cosa c'era. E questo testo è una sintesi della storia delle crociate, che passa attraverso Tiro, Cipro, e poi porta Bernard a Dodona, nell'antica Grecia, cioè nella Grecia, insomma, c'è ancora. E a Dodoni, l'attuale Dodoni, Dodona dei classici, a Dodona c'è quello che io ho trovato a Dodona, e che trova chiunque, innanzitutto l'Acheronte, c'è l'Acheronte quello vero, fisico. Non c'è Caronte, perché Caronte non c'è più, adesso c'è un ponte, quindi si può attraversare la Caronte, andare di là e tornare di qua tranquillamente, senza problemi di, diciamo così, di, insomma. Ma non c'è solo la Caronte, c'è anche lo Stige, il Cocito. Almeno questo è quello che sostiene uno scrittore pirota che si chiama Spiros Musselimis. Insomma, quello è il luogo da cui derivano tutti gli oltretomba della tradizione europea. E derivano i luoghi dell'oltretomba della tradizione europea da quella regione specifica per un motivo semplicissimo, per il motivo che Omero è stato il primo ad ambientare lì
Il viaggio, che non è un vero e proprio viaggio nel regno dei morti, nell'undicesimo libro dell'Odissea di Ulisse. La zona che viene descritta è quella. Perché c'era il più antico oracolo dei morti, il più antico tempio dei morti, in cui si facevano dei veri e propri riti. Stiamo parlando della Grecia America, quindi siamo all'inizio della storia d'Europa, prima della Grecia classica, siamo nell'VIII secolo e anche prima. Lì in Epiro c'era appunto il tempio in cui gli iniziati andavano a incontrare i propri defunti. E dopo essersi nutriti di fave allucinogene e di una serie di cibi e aver passato insomma un periodo di circa una settimana, facevano una visita attraverso un labirinto in una cavità sotterranea. Quel luogo, fra l'altro, era caratterizzato, prima che bonificassero una palude che c'era fino agli inizi del secolo scorso, era caratterizzato dal fatto di rumori sinistri sotterranei, perché è una zona piena di fiumi sotterranei. La Caronte è un fiume impressionante perché viene fuori quasi dal nulla, tu cammini e da un sentiero arriva un rivo della Caronte. E questi fiumi, alcuni di questi fiumi sotterranei, di cui la Caronte è uno solo, il Cocito era un suo affluente, alcuni di questi fiumi sono sotterranei e sfociano direttamente il mare. E prima della bonifica della palude Acherusia si udivano in quella zona dei sinistri lamenti, e quindi era la zona degli incontri con i morti, prima che insomma la Grecia classica specializzasse altre località. Quindi un po' frastornato da questa scoperta, pensavo, ripeto, di aver fatto, sono andato nei luoghi, trovo tutte queste cose, quindi ho trovato suggestivo tutto questo itinerario. E quindi ho fatto rivivere, diciamo, al povero Bernard, tutte queste emozioni, un po' una specie di sintesi della Divina Commedia. E, bene, questa parte, non so, in Italia forse non è stata molto capita, non da tutti, però mi conforta il fatto che è piaciuta molto alla traduttrice coreana, perché mi ha detto che ricorda moltissimo la storia di un santone, anzi, no, non di un santone qualsiasi, non vorrei offendere i coreani presenti, la storia del fondatore del buddismo coreano, perché Bernardo vive un viaggio che mi dicono è quello di Don Hyo, il fondatore del buddismo coreano, che durante un viaggio in Cina vive un'esperienza molto simile. Suppongo che no, vi consiglio di imparare il coreano e di leggere la traduzione coreana, che sarà secondo me ancora meglio dell'originale italiano. Intanto volevo ringraziare di questo intervento, anche perché è stato estremamente stimolante sul piano di alcune considerazioni che al lettore medio possono anche sfuggire, e quindi sicuramente come la sensazione che io ho avuto personalmente quando ho letto questo libro, e che mi ha stimolato nella scelta di metterlo tra i finalisti del premio, è stato proprio questa parte di narrazione che suggestiona, che dà presupposti di conoscenze in parte sconosciute, no? E quindi è un po' intrigante, ecco, come narrazione. E di solito chi si occupa di saggistica e poi si muove nell'ambito della narrativa, Umberto Eco è stato in questo il maestro, credo, riesce a dare dei risultati estremamente interessanti, anche se io ritengo che il capolavoro di Umberto Eco rimane il suo primo libro, insomma. Quindi da questo punto di vista credo che questo testo non solo ci faccia vedere
la realtà storica del tempo, come abbiamo come ben puntualizzato nella parte iniziale dell'intervento, ma ci dia anche possibilità di interpretazioni estremamente arricchenti, interessanti e nuove. Bene, a questo punto, come consuetudine, diamo la parola al pubblico, che credo che questa volta possa essere particolarmente interessato, visti gli argomenti del libro. Prego. Volevo dire questo, che io ho aspettato questo libro con molta ansia, perché anche per il mestiere che svolgo sono un po', diciamo, un lavoratore dell'orto di Dante, quindi quando si sente Dante sicuramente c'è una forte emozione in tutti noi, insomma. Sono rimasto però un po', come dire, interdetto da un discorso che è venuto fuori, che sì, come dire, si va alla ricerca di alcune cose segrete, di un codice diversi, però all'interno del discorso di Dante questo, come dire, mi è come sfuggito, non sono riuscito a trovarlo, anche forse per una questione di linguaggio. Come dire, mi è sembrata quasi che ci fosse una, come dire, uno scrittore del nostro tempo che va nel Medioevo, mentre forse, come dire, prima si parlava di Umberto Eco, era avvenuto l'opposto, cioè si entrava direttamente. E ho invece apprezzato molto, e quindi alcune considerazioni, quella sull'economia, che dovrebbe funzionare, dovrebbe essere un ottimo consiglio, diciamo, per i nostri economisti, ma anche il discorso, non so, sulla verità, sull'amore, ci sono delle parti, soprattutto quelle dialogiche, che sono veramente interessanti. Però, ripeto, c'è, come dire, quel Dante che io cercavo, mi spiace, ma forse dovrò andare in Corea, non lo so, però qui non sono riuscito a trovarlo. Grazie. Grazie a lei. Io non volevo evitare di fare questa cosa, perché, cioè, quella di mettere Dante personaggio. E quindi Dante non è... È vero che c'è, ma c'è filtrato attraverso l'ottica di altri personaggi. E c'è la figlia, in particolare Suor Beatrice, che lo vive come figlia. Gemma Donati, che lo vive come moglie. Bernard, che lo vive cercando un senso alla storia, alla sua. E che, diciamo, vive Dante un po' come lo vivono molti oggi. La lettura esoterica della commedia che sta assumendo sempre più, ma c'era sin dalle origini, quindi non è Dante che parla, e sinceramente non è Dante che parla, perché rispetto a Dante io, cioè, di solito tendo a nascondermi qui sotto. È un autore, ci sono i gialli, per esempio, che lei conoscerà, di Giulio Leoni, in cui mette Dante personaggio. È difficile, perché Dante poi ognuno se lo immagina. Io ho cercato di ricostruire la figura, questa grande figura di intellettuale, attraverso il punto di vista di altri, che poi può essere umilmente il punto di vista di chiunque lavori su Dante, lo interpreta, lo legge, e quindi sono tanti punti di vista diversi. E non c'è quello di Dante. C'è il punto di vista dei lettori di Dante, che, ma è la nostra condizione. E ognuno ci trova qualcosa. Suor Beatrice cerca il padre, cerca la figura umana, e quindi Dante viene ricostruito, diciamo così, viene ricostruito dagli altri personaggi, dal punto di vista di tutti gli altri, e viene ricostruito. Io mi sono limitato a ricostruire la figura umana, chiaramente usando Dante della Divina Commedia. Era norma retorica medievale quella di non parlare di sé e della propria famiglia, e quindi Dante non parla mai né di sua moglie né dei suoi figli, non può. Però ci sono dei passi della Divina Commedia in cui si può capire come Dante reagisce di fronte a un padre come il Conte Ugolino, di fronte a una moglie come Pia dei Tolomei. Insomma, tutte le reazioni, dove si scatena il Dante carico di umori. Io ho usato questa chiave di lettura per ricostruire la persona,
dove c'è il Dante, si scatena il Dante, dove si scatenano i furori, gli amori, le indignazioni, le passioni forti che Dante ci trasmette ancora, ci doveva essere qualcosa di suo, personale. Ho usato questa chiave di lettura per ricostruire il personaggio. Chiaramente è un'ipotesi di lettura e quindi non potevo mettere in scena Dante così. Ho preferito filtrarlo attraverso chi lo ha conosciuto, un po' come faceva Boccaccio, che intervistava quelli che lo avevano conosciuto. E quindi ho cercato di ricostruire l'uomo, il personaggio, insomma, più che la Divina Commedia, di fronte alla quale nessuno, diciamo così, si può mettere in competizione, diciamo così, e quindi non si può competere col linguaggio, con la creatività, con uno dei più grandi geni della lingua della storia dell'umanità. Poi diceva Contini, un genio della lingua, lui, Joyce e pochi altri, insomma, Shakespeare naturalmente, sono tre o quattro nella storia dell'umanità. No, ho preferito filtrarlo attraverso, diciamo, un romanzo polifonico in cui ci sono tanti punti di vista e ognuno ha il suo Dante nel cuore. Questo ho pensato di fare, molto più modestamente, non volevo affrontare. Volevo dire solo una cosa molto molto semplice, che forse l'interesse del libro nasce proprio dal fatto che Dante è Dante, e quindi forse da come l'abbiamo conosciuto prima e da come lo ritroviamo in questo libro. Quindi non è vero che Dante è incomprensibile, quindi a scuola è una pizza e qui è diventato... Le due cose sono connesse, insomma, il libro è interessante proprio perché Dante è Dante, con tutto il suo chiaro e scuro, insomma. Se non ci sono altri interventi, come al solito l'autore è a disposizione per autografare i libri. Vi do appuntamento ovviamente per il prossimo incontro e buon fine settimana a tutti. Grazie professore. Grazie a voi. Beh, mi fa piacere. Ha, 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 ha.